Ciao, bentornata istantanea di felicità. Questa mattina voglio chiederti se ti è mai capitato di pensare di non saper fare qualche cosa, di raggiungere un obiettivo e poi di raggiungerlo. Ti faccio questa domanda perché a volte sento dei dialoghi delle persone in cui sembra che siano rinchiusi in un angolo, che non abbiano il potere di raggiungere degli obiettivi, di portare a termine delle situazioni, perché vedono degli ostacoli che sono esterni. Sicuramente gli ostacoli nella vita noi li incontreremo sempre, ma forse sono proprio quegli ostacoli che ci devono servire a vedere che se cambiamo prospettiva possiamo affrontare una situazione che ci sembrava impossibile affrontare. Nella mia vita questo mi sono ritrovata a farlo e ho adesso un'idea di avere molto potere di cambiare e migliorare le cose, che prima non avevo. A proposito di questo tema, dal mio libro Istantanee di felicità, ti leggo questo brano di Deepak Chopra. Il momento presente è come dovrebbe essere. Quali siano le relazioni stabilite nel momento presente e se sono esattamente le relazioni di cui avete bisogno in quell'istante. Dietro ogni evento si cela un fine che è quello che di farvi evolvere. Osservate la gente che vi circonda e vedrete che passa il 99% del tempo a difendere il proprio punto di vista. Se reprimerete l'istinto di difendere la vostra ottica, riuscirete a recuperare enormi quantità di energia che precedentemente andavano sprecate. Non c'è bisogno di rimanere rigidi come una grande quercia che durante la tempesta si spezza e si schianta al suolo. Dobbiamo invece essere flessibili come una canna. Questo brano mi fa un po' il riassunto di quello che io sto vivendo quotidianamente, nel senso che nel tempo libero a volte sento le persone attorno a me che vedono una quantità di problemi nella loro vita che io non riesco a vedere, quindi a volte come dire, io mi sento incompresa, cioè sento che è incompreso il mio punto di vista e loro probabilmente non si sentono compresi perché sono abituati ad alimentare la loro visione di problemi che non si riescono a risolvere, poi arrivano altri problemi. Io lo vedo da un altro punto di vista. Se in questo momento ho questa situazione, non mi piace tanto, la devo vivere. E poi mi prendo del tempo per vedere se potrò cambiare qualche cosa. Ma questo mi dà un margine di possibilità e l'altra cosa di cui mi sono accorta è che parlo meno. Una volta io parlavo tantissimo perché sembrava che io volessi proprio vedermi come quella che non trovava la soluzione. Allora la condividevo con gli altri, adesso come faccio. Adesso parlo molto meno perché sono più attenta a vivermi il momento, perché da quell'esperienza lì mi verranno in mente delle intuizioni come riuscire a migliorare la situazione che in quel momento lì non mi piace tanto. Sembra molto complesso, in realtà se iniziamo a non scappare da quello che dobbiamo affrontare e lo viviamo fino in fondo, vedremo che abbiamo molte più risorse di quello che noi pensiamo. Quindi l'altro punto molto importante, no? Quando noi siamo stressati, il primo istinto è quello di fuggire, no? È proprio un istinto che ci porta allo stress. E invece noi in questa situazione qui diciamo no, ma noi l'affrontiamo e scopriamo quale sarà veramente il vissuto e quale intuizione ci arriveranno per migliorare la situazione che stiamo vivendo e che non ci piace tanto. Proviamoci, grazie e alla prossima istantanea.